Buonasera a tutti. C'è un famoso, mi piace un famoso racconto di che cosa si occupa la scena, che lo spavo tutto il giorno dopo aver creato il mondo, cioè il mondo che era il mondo molto occupato, cioè, ma dopo che ha creato il giorno il mondo. In 7 giorni che dove sparo come passa il suo tempo. E questa è una discussione tra un imperatore romano e un rabbino. E il rabbino dice che lo sparo si occupa di fare matrimoni. Allora l'imperatore romano dice, ma che razza di occupazione è questa? Anch'io chiamo una sensale, una matrona e romana, posso combinare dei matrimoni? Non mi sembra un'occupazione degna del creatore del mondo. Allora io dicevo, va bene, provaci. Allora questo imperatore di Roma chiama una matrona, una sensale, una che conosce un sacco di gente, inizia a combinare tutta una serie di matrimoni. E il padre rabbino dice, hai visto, ho fatto 100 matrimoni in una settimana, che ti giuro. Poi la settimana dopo tutte queste coppie si presentano alla matrona e dicono, ma chi mi hai presentato? Chi con un braccio rotto, chi con un occhio nero, chi senza un orecchio? Insomma, conflitti di tutti i tipi. Allora, il rabbino dice all'imperatore romano, dice, vedi, non è così semplice che mettere una persona accanto a un'altra. Quindi, fai dei matrimoni, c'è la combinazione di una coppia, è un atto per noi ebrei, non solo di amore, di passione, e io mi innamoro di questa persona, la sposo, tanto è che anche nella stessa Torah la parola amore noi la troviamo molto avanti, la prima è volta che noi troviamo la parola amore riferita a una coppia, e quando la Torah ci parla del matrimonio di Yitzhak e Rivka, cioè dice, Isacco amò sua moglie Rivka e la condusse nella tenda che era stata di sua madre e si consolò per la morte di sua madre. Tutte le altre coppie, noi prima della parola amore troviamo la parola conoscenza. Per Adam, e Adamo aveva conosciuto sua moglie. Allora è molto interessante il fatto che la Torah, ancora prima del verbo amare, usa la parola conoscere. Questo perché, contrariamente a quello che noi pensiamo di istinto, di pancia, io mi innamoro, io amo una persona, poi la conoscerò, no? Molto spesso uno dice, ma forse questa persona non è molto adatta a te, avete progetti di vita diversi, avete educazioni diverse, avete stili di vita diversi, la risposta quando si è molto giovane uno dice, ma io la amo, io voglio sposarla, poi col tempo la conoscevo. La Torah ti dice, prima c'è la conoscenza e poi c'è l'amore. Tu puoi dire di amare veramente una persona solo dopo che la conosci, solo dopo che ne conosci intimamente, profondamente i suoi difetti, le sue debolezze, e tu accetti queste debolezze, questi difetti, e nonostante tutto tu la ami, no? Cioè quello che noi chiamiamo appunto la conoscenza più intima di una persona. Quindi
il fatto che il mondo ebraico sia andato avanti per tanti secoli, in certi contesti ancora va avanti con quest'idea degli Shidduchim, non è una cosa molto astrusa, cioè perché la persona di cui tu ti fidi, di cui tu in qualche modo vivi un riferimento, ci augurava per una persona che dovrebbe essere come un padre, come un punto di riferimento, ti conosce, conosce lui, conosce lei, e poi in qualche modo attraverso anche un'ispirazione alta e ti esce a dire voi due siete persone adatte. È ovvio che poi la passione e il sentimento sono importantissime, tanto è che poi sempre dal matrimonio tra Abramo, tra Isacco, e Rebecca, noi impariamo anche una cosa, che nessuno può sposare una donna senza prima averla vista, come una donna non può sposare un uomo senza averlo visto, cioè nessun genitore può imporre ai propri figli di sposare una persona e andare contro la loro volontà. Però a volte c'è il funzionamento, dall'altro è stata fatta una statistica negli Stati Uniti che i matrimoni più riusciti sono quelli combinati. Questo qualcuno può pure spiegarlo, diciamo, in una deduzione anche molto logica, cioè nel senso che chi entra nella mentalità di fare un matrimonio combinato, di fare uno di accettare uno shidduch, difficilmente accetta anche il divorzio come prospettiva e come progetto di vita. Però sono più i matrimoni nati per passione, per sentimento, per un aspetto emotivo, sono quelli che maggiormente poi finiscono, okay? Perché come sempre l'ebraismo cerca di conciliare il cuore e la testa, cioè di far andare insieme questi due aspetti della nostra esistenza. Quindi mai nella Torah c'è un atteggiamento di colpevolizzazione o di annullamento dei nostri sentimenti o di quella che è la passione anche nella vita sentimentale, tanto è che la Torah usa tante volte l'espressione top, questa è una cosa buona, e solo due volte in tutta la Torah noi troviamo l'espressione lo top, questa non è una cosa buona. La troviamo quando Dio dice al genero, a Mosè, dice non è bene l'ottobre come tu guidi il popolo, non puoi fare tutto da solo, devi delegare, devi condividere, cioè nella gestione di una cosa pubblica non si può essere autoriferiti, non si può essere autonomi, no, oggi va molto di moda la parola sovranisti, no? Ecco, il sovranismo non è possibile anche di avere Israele delle consultazioni, di avere un profeta con cui condividere, un maestro. E l'altra volta che l'avevo notato in cui è scritto l'ottobre è a proposito di quando Dio era l'uomo e dice non è bene l'ottobre e io tada di fatto non è bene per l'uomo essere da solo. Cioè ognuno di noi ha bisogno di condividere l'affetto, un progetto di vita, il sentimento, la passione, l'emozione, e quando la Torah dice, usa questa espressione l'ottobre,
dice il sello esercito, farò per lui letteralmente un aiuto come di contrapposizione. Cioè sembra uno simbolo, no? Sono due concetti, ci sono uno la contraddizione dell'altra. Cioè se io ti giorno ti aiuto, non posso esserti contemporaneamente oppositivo. Invece la guerra ci vuole dire proprio questo, che a volte in un matrimonio l'opposizione dialettica tra marito e moglie è la cosa che ci aiuta di più. Cioè non avere vicino un burattino che ci riesce a presidere, o fare per noi l'amplificatore di quello che vogliamo sentirci dire. Ma la persona ci dice no, non va bene come stai facendo, quindi diventa naked e nello stesso tempo diventa un essere, un aiuto, una persona complice, collaboratore. Ecco, questo è il rapporto, diciamo, previsto in grandi linee dalla tradizione ebraica. Allora, per parlare di questo, stasera abbiamo due ospiti che si sono occupati, che si occupano a livello diverso anche di questo tema. Abbiamo il nostro Levi Hazan, che come sapete tutti è rabbi di un tempio, o meglio ortodosso, si ritiene all'hotel meglio che oggi forse uno dei centri più frequentati dai nostri giovani, dove speriamo che si facciano tanti matrimoni. E avrebbe anche un grande organizzatore di aggregazione giovanile ebraica a Milano, fuori ha un'esperienza in questo contesto e forse anche nel fatto di avere tanti contatti anche fuori dall'Italia, può dare dei suggerimenti molto utili. Poi abbiamo il dottor Davide Nalum, che è uno psicologo, che è il direttore del centro IELT, ma insomma ci interessa conoscere anche quella che è la prospettiva psicologica su questo tema, perché non dobbiamo nascondercelo, a volte la psicologia è un po' in conflitto con quella che è la tradizione ebraica, perché diciamo il motto della psicologia è quello che ogni persona si realizzi per ciò che vuole, per ciò che aspira, cioè di realizzare a ogni costo i propri sentimenti, le proprie passioni. La Torah invece ci dice no, ci sono delle cose che non puoi fare, non puoi realizzare, anche se sulla carta tu sei portato a volerle, tu non puoi farle. Quindi a volte uno si trova di fronte a questa grande conflittualità. Poi abbiamo qui un amico, Olivier, francese, che diversi anni che vive in Italia, che ci dia qualche cosa anche lui di interessante. E prego da me. Tutta roba, grazie a Rabbi Rocca per il grande capot e avermi coinvolto stasera in questa serata. Sapete, ci vuole un rabbino e un psicologo, perché prima del matrimonio vado al rabbino e dopo vado al psicologo. E ogni tanto lo psicanalista dopo. Sapete, si racconta di questo uomo che è arrivato dal rabbino e dice: Rav, io ho un grosso problema, penso che mia moglie mi stia avvelenando. Cosa? Guardi, io da un po' che ho mal di pancia dopo cena e sono sicuro che c'è qualcosa che mia moglie non possa crederci. Chiama tua moglie subito, voglio vederla. E Rav incontra la moglie per 2 ore. Fino alla serata chiama l'uomo e dice: allora Rav,
l'hai scoperto? Dice sì, sì, ho scoperto, prendi il veleno. Prendilo, prendilo, conviene. Comunque, perché dico questo? Perché questa serata nasce parlando di Shiduchim, giustamente, qui la maggior parte delle persone credo che Shiduchim non ce l'ha già fatti, chi diceva prima si pensa ai figli. Abbiamo detto una cosa, giustamente iniziato con la discussione di questo maestro del Talmud, con l'imperatore, cosa faceva Dio tutto il giorno, come ha creato il giorno, il mondo in 7 giorni. Ma noi sappiamo che, diciamo, tutti i giorni la tefilah prima dello Shema, HaMechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, che Dio rinnova e ricrea con la sua bontà tutti i giorni. Ogni momento ricrea il mondo. Noi sappiamo che Dio ha creato il mondo Yesh Me'ayin, dal nulla, e dunque non è che ha preso una cosa che già c'era e l'ha soltanto modificata. Non ha preso un pezzo di legno e ha fatto una sedia e basta. Ha preso una cosa che non esisteva, e con un computer attaccato senza una batteria, attaccato alla corrente. Se non continua ad alimentare la corrente, stacchi la presa, tutto cade. Anche se è un'ora che è acceso, perché ci vuole quella corrente. Dunque, dire cosa fa Dio tutti i giorni, ogni secondo Dio continua a ricreare il mondo. E ancora di più quando si tratta di un matrimonio, noi lo sappiamo, io parlo, non ho tanta esperienza, anche se quest'estate celebro 15 anni di matrimonio, Baruch Hashem. Tutti noi sappiamo che il matrimonio è molto, molto, molto una creazione tutti i santi giorni. Quello che hai fatto ieri non basta oggi, quello che fai oggi domani non basta. Ma ieri ti ho detto che ti voglio bene, devi ridirlo, ma tu ci hai fatto un regalo l'altro giorno, non hai ancora fatto di nuovo, e se oggi lo facciamo, lo compriamo tra un mese, ma ti abbiamo fatto l'anniversario, abbiamo un altro momento. Ogni giorno, da un Hashem, ci sono buoni motivi per fare regali e per essere sempre più... Dunque è un continuo lavoro. È una società molto importante, mettiamo la nostra vita in mano di qualcuno, come ci vorrà. Sapete, di quello che esce per un date, per un shidduch, per 4 ore con una ragazza, e per 4 ore parla solo lui. Sai, ho fatto questo, ho studiato di là, sono laureato di qua, ho preso un master, mio padre, mia madre, poi lavoro, io sai che il futuro, io ho l'azienda, di famiglia, e dopo 4 ore dice, sai, sto parlando forse un po' troppo. Dimmi un po' tu, cosa ne pensi di me? Capito? Il fatto che tante volte tendiamo a pensare, come diceva Carlo prima, pensiamo cosa voglio, cosa può fare la moglie per me, cosa, tutti noi lo sappiamo, no? Che quando si parla di un matrimonio, ma quando si parla di qualsiasi cosa, si pensa sempre cosa può fare per me. Sappiamo, Davide, c'era un famoso detto che dice Mazzani Sha, Mazzato. Un uomo che ha trovato una donna ha trovato il bene in assoluto. E poi c'è un altro passaggio un po' particolare che dice Mozze ani et aisha rami mavet. Io trovo la donna peggio mavet della morte. Che razza di passaggio è questo? Uno, che razza di discorso è questo? Trova, cioè, magari trova la donna sbagliata. Ma che vuol dire trova la donna? E poi la stessa persona che ha detto trova la donna, peggio della morte, è quello che ha detto Mazzai Isha, Mazzato. Chi ha trovato la donna ha trovato il bene assoluto. Una spiegazione molto interessante che ho sentito una volta da un grande Rav durante una chuppa. Ha detto, quando una persona Mazzai Isha, una persona ha trovato una donna, ha trovato il Tov in assoluto. Non c'è niente di più Tov che un uomo quando trova la sua miglior metà, che è la parte della sua Neshama che mancava, e adesso si completa. Perché solo un matrimonio può completare l'uomo. Ma quando è Mozze Anni et Aisha, ma quando l'uomo cerca se stesso nella Isha, quando l'uomo cerca che cosa può fare per me la donna, cosa piace a me che lei cucini, cosa voglio io che lei mi dica, cosa voglio che lei faccia per me? Perciò nel matrimonio non cerco la Isha, ma cerco l'Anni, me stesso. Se non c'è Anni e Taisha, allora quella situazione, non Chas Veshalom Madonna, ma la situazione è animata.
è peggio della morte, perché cerchi solo te. Allora non cerchi una donna, non cerchi una compagna di vita, cerchi una schiava, cerchi una collaboratrice domestica. La collaboratrice domestica a casa, quando gli dici dà un pavimento, lavo pavimento. Oggi voglio che fai le finestre. Se non glielo dici, non lo fa, perché segue i tuoi ordini. Ma il matrimonio non è così. Il matrimonio sono due persone che si realizzano, ognuna con la sua personalità, trovandosi a vicenda e sposandosi, con le loro differenze e rispettandosi e volendosi bene. E dunque questo è il mosè anì, quando uno trova, cerca anì, cosa può fare per me il matrimonio, allora alla fine. E questo poi parliamo anche d'altro. Quando ho studiato nel 2001, sono stato in Australia per un anno e mezzo dove ho studiato, e abbiamo fatto diversi amici, anche persone più grandi di noi, e c'era un psicologo molto conosciuto a Melbourne, che il giorno prima che partissimo, certo, ragazzi, io voglio fare un regalo. Io sono un psicologo abbastanza quotato, lo sapevamo, sapete sedervi come una giornata, un'ora a costa. Voglio fare un regalo per il matrimonio, visto che vi sposerete tutti, prima o poi cercherete lo psicologo. Dunque, voglio darvi adesso un'ora, parliamo un po' di quello che sarà la vostra vita, se ragazzi, 23 anni, adesso tornerete in America, prima o poi tutti vi sposerete. E una delle cose molto interessanti che ci ha detto, diceva che nel rapporto del matrimonio non è mai un 50-50. Non è mai tu dai 50 per ricevere 50. Perché se tu dai 50 per ricevere 50, c'è una piccola discussione in casa, qualcuno deve chiedere scusa, che sia lei a chiedere scusa, no? Chiedi tu scusa, no? Aspetta che mi chiede lei, io ho ragione, ma tu hai ragione, tutti hanno ragione. Alla fine così, no? Vediamo chi perde la pazienza prima, dopo per uno, due o tre giorni, poi una piccola, banale, una cosa semplice diventa una cosa, perché sono giorni che non si parla, e poi entra in mezzo la mamma, prima parli con la suocera, sei di malumore perché la voce è così bassa, tuo marito, perché sua mamma te l'ha detto, e diventa una montagna di roba basata su niente, perché niente. Buon rapporto e 80-20. Tu devi dare 80 per forse ricevere i 20. E se la moglie vivrà anche lei dando 80 e ricevendo 20, siamo a posto. Perché quando c'è qualcosa ci sarai sempre il primo a fare il passo. Ti è chacham ve'ate hitzudek. Sii intelligente, non avere sempre ragione. Quante volte viene a dire a passare la testa e dire hai ragione, scusa, ho sbagliato. Scusa, ho sbagliato. Basta, finita. Ma non hai chiesto scusa, no, chi ha ragione? Certo che io ho ragione, io ho mai sbagliato. In tutte le discussioni io so di avere ragione, però a volte devi essere quello che abbassa la testa e dici, ok, chi è quello che abbassa la testa? Il chacham. Perché? Perché alla fine deve essere un rapporto costruttivo. Alla fine cosa voglio? Voglio un rapporto con la persona, perché se sta bene mia moglie, sto bene io. Se non sta bene lei, anche se io ho tutte le ragioni del mondo, stiamo male. Dunque che senso ha stiamo qui a dire che più hai ragione, finito. Questo perché il commento prima della Rocca parlando dei shituchim. Diceva prima nei matrimoni, cioè quelli religiosi, quelli con i shituchim, sono matrimoni più duratori. Voi sapete che qualche anno fa è uscito lo studio che il 67% delle coppie in Italia divorziano. E alla radio dicevano 67% divorziano perché il 33% non può permetterselo. Comunque un divorzio costa, non vivono altre case, eccetera. Dunque si fa un po' ridere ma fa piangere. Fa piangere perché fa piangere? Perché questo dimostra c'è un problema. Guardiamo le assicurazioni. Olivier è un grande assicuratore, lavora per la Generali, non facciamo pubblicità, però è molto in gamba. Non era pubblicità. Ci sono assicurazioni per le macchine, per la moto, per la vita, per i danni, per i figli che cadendo con la bicicletta ridono la macchina. Tutto c'è un'assicurazione. L'unica assicurazione che non c'è è l'assicurazione per il matrimonio. Perché fallire è vero. Perché appena c'è l'assicurazione, se ogni uomo prima di divorziare pensa oh c'è l'assicurazione che paga, ciao. Perché? Perché è basato su nulla. Oggi ho sentito una bruttissima barzelletta di gusto un
non mi è piaciuta molto, però penso che si possa parlare per Shiduchim di questa coppia, marito e moglie, che dopo 40 anni di matrimonio si siedono a un tavolo, in un ristorante, in maniera così romantica. Ed è una serata stupenda. A un certo punto arriva il genio dall'alto e dice: signori, siete una coppia così bella, io qualsiasi vostro desiderio sarò felice di esaudirlo. Signora, lei cosa vuole? Sai, io adoro mio marito, però una persona umile, io c'era quel diamante che volevo, quel bel anello, che dargli lo vediamo, mio marito, lo vediamo un giorno, vorrei averlo senza che pesasse su mio marito, dammi quel bel diamante, e voglio che mio marito stia sempre bene e sia sempre innamorato di me. Arriva, diamante stupendo. A un certo punto va dal marito e dica: lei cosa vuole lei? Ah, una moglie di 30 anni più giovane. Cosa? 30 anni più giovane? Ma guarda come state bene. Sì, lo so, ma io vorrei una moglie più giovane. Sei sicuro? Sì. E ad un tratto lui diventa 95enne. Questo perché? Perché purtroppo oggi il mondo in cui viviamo, specialmente voi qui presenti, tanti hanno già molta esperienza nella vita, sappiamo che il mondo è basato su cose, penso che il titolo della serata cos'era? Shiduchim con il chat, internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, tutti questi books e robe. Il problema è che è basato tutto su aria. Oggi noi con i social networks vogliamo far vedere le cose, dimostriamo non quello che siamo, quello che vogliamo, vorremmo che la gente pensasse di noi. Oggi abbiamo 1500, 1800, 2000, 1200 amici su Facebook, no? Chi ha 3000, in gamba, che appena iniziato la caccia, 500 nomi, 500, 600, 1000, ma di fatto, se uno fa una gomma a mezzanotte, quanti di questi 1000 amici contatti di Facebook sui loro può contare, dire: ascoltami, ho forato la gomma, vieni a aiutarmi in mezzo all'autostrada? Molto pochi. Quanti numeri di telefono ricordiamo oggi a memoria? E quanti una volta? Oggi voglio chiamare mamma, mami, sul telefono, mi chiama mamma, non sa neanche il suo numero. Una volta i compagni di classe conoscevano tutti a memoria i numeri di telefoni, gli indirizzi e tutto. Era tutto vissuto in maniera diversa. L'educazione dei figli, non che una volta fossero tutti santi, ma è molto più difficile. Solo per tempi più d'Italia, un figlio una volta portava a casa la nota, non parlo ai vecchi tempi, parlo con la scuola io, 25 anni fa, portavi la nota a casa, mi provo di farla vedere ai genitori, portavi la nota, te la prendevi, tanto perché l'hai presa la nota, si fermano da soli, facci fermare a papà, quando eri in ascensore, stavo uscendo, perché avevi paura che la mamma guai, papà non ci pensa, fai firmare. Oggi un maestro ha paura di fare la nota, metti la nota sui genitori, bisogna prendere la maestra. Perché? Perché in nome della libertà i figli non potessi esprimere, i figli hanno sempre ragione. E noi genitori sappiamo che non è così, però non sappiamo cosa fare. Dire ai figli non posso non ciurare, come faccio a dire? Tutti ce l'hanno. E questo è anche nei matrimoni. Noi sappiamo, diciamo, che la Torah è una cosa vera, Torah Emet. Quando parliamo di religione, di tradizione, perché la Torah è una cosa vera? La prova che è una cosa vera è perché non cambia mai. La Torah è rimasta la stessa di 3000 anni fa. Il mondo è evoluto, il mondo va avanti, ci sono i cellulari, il Shabbat è rimasto Shabbat, cucinare è rimasto cucinare, kasher è rimasto kasher, non si sono modificate le cose. Non perché la Torah è antica, non perché la Torah è closed-minded, ma perché la Torah è vera, così come Dio è vero, la Torah è vera. La moda, le cose che cambiano, continuano a cambiare continuamente. Una cosa che, un abito che fa Armani, il nuovo di Paca, può costare 2000-3000 euro, un anno dopo è già tutto lo stock, costa 700 euro, 4 anni dopo non lo mette più nessuno, ormai è fuori moda, mi frego le cose, devo mettere gli occhiali che vuole. Ma vanno benissimo gli occhiali che dice, no, ma non fa più la moda è cambiata. E così tutto cambia. Cos'è vero? Cos'è vero? Il vero è una cosa che non cambia mai. Quando si parla di amore, nella Torah, quando nella Kabbalah, la Chassidut che spiega la Kabbalah,
quando si parla di amore, cos'è l'amore? Non si parla mai di marito e moglie. L'amore si parla sempre di genitore e figli. Perché? Perché l'amore tra genitore e figli è un amore perenne, è incondizionato. Se un figlio viene a casa con 10 all'esame, siamo tutti contenti. Se viene con l'insufficienza, ci arrabbiamo, ma non è che lo amiamo meno, anzi, ha bisogno di protezione. Perciò una cosa vera è una cosa che rimane sempre. Una coppia, uno può essere sposato per 10 anni, ti amo, ti amo, ti amo, la coppia più bella, sorridente, romantica, fantastica, regalini, tutto muci muci, e un giorno arrivi che la moglie ha fatto un altro messaggio a qualcuno, fuori, come fuori, ma fino a farmi male la follia, tutto finito. Vuol dire che non è una cosa vera, è una cosa che ogni secondo può cambiare. Ed è lì che diciamo che Dio continua a ricreare il mondo. Il matrimonio è un lavoro costante. Dunque, sto parlando perché devo parlare a altre persone, il fatto di Shidduchim oggi è fondamentale perché il Shidduch è una gran parte del lavoro che si fa prima. Il Shidduch non è io voglio che tu sposi lei e dunque facciamo, combiniamo le cose. Salute, non siamo due banchieri, vogliamo tenere i soldi in famiglia, sposatevi da prima di essere nate, quante famiglie reali, ma non religiose, non ebraiche, famiglie del mondo, che c'era la famiglia Rothschild, la famiglia quella, i figli sposeranno perché la finanza è tutto tengono loro. Shidduch è semplicemente conoscere le persone, quante volte conosciamo ragazzi che dicono ci sono ragazzi, ci conoscono, i tuoi compagni di stare in classe. Hai delle compagne fantastiche, belle, carine, cioè perché la ragazza a Vienna è più carina di quella di Milano? È bella uguale? No, beh, era a scuola con me. E allora? Anzi, era a scuola con te, sai chi è, sai se è intelligente, sai se è carina, conosci la sua famiglia, parlate la stessa lingua, cosa devi studiare una cinese che non parla la stessa lingua e tutta la vita discutiamo per sposa una che conosci. Nel senso che basiamo tante volte tra l'amore, le cose, la scintilla, le cose, queste cose nuove, la novità non è sempre la cosa giusta, perché la novità c'è anche le sorprese, poi prende la novità e poi la novità non è più novità, perché dopo una o due settimane non è più novità. Io quando mi sono sposato il giorno del mio matrimonio, è venuto uno zio di mia moglie, che aveva avuto, se non 70, quasi 70 anni, è venuto da me durante il matrimonio, e mi ha detto, tu pensi di essere on top of the world, tutti qui a festeggiarti, sei preso, innamorato, mia nipote, una bella ragazza, ma sappi che se vuoi sapere what love is, lo capirai quando avrai la mia età. When you reach my stage, allora capirai. Perché è facile, matrimonio, bla bla bla, ma non sa niente, poi domani indicate comunque. Quando arriverai alla mia età, insieme a tua moglie, capirai cos'è. Perché è un crescendo. Dunque sono i valori di un matrimonio, i valori di una vita, i valori della famiglia, di un sacrificio. Mi ricordo che da bambino i miei genitori, mio padre si adorava, mia madre era una che faceva lezioni, eccetera. È venuta la sera una coppia a casa dei miei genitori, della regina Giovanna. Una coppia che aveva un po' di problemi col lavoro, perché la moglie conosceva qualcuno, dunque stava finendo il loro matrimonio. E sono venuti a tornare con i loro amici, rave, mica, allora tutti fuori dal salotto, guai che ascolto, tutti in camera da letto, dobbiamo parlare, nessuno ci disturba, va bene. Quando dici così, in automatico tutti alla porta e inizia la conversazione. Non ho sentito tutta la conversazione, ma a un certo punto la signora ha detto a mia madre, io non lo amo più. E mia madre l'ha detto, e allora? Boh, io l'ho salto via. Poi il giorno dopo ho tornato, ascolta Mario, io scusa, non devo ascoltare, ho sbagliato, ma come dice non lo amo più, cosa vuol dire allora? Cioè perché non si sposa solo, cioè uno si sposa per amare, se non è la vita. Ho detto cosa vuol dire non lo amo più? Ma chi sei tu? Hai avuto 3 figli? Hai una famiglia? Hai costruito? Non lo amo più. Chi ama, ama qualcuno in ufficio che non conosce neanche prima. Capito? Cioè vuol dire non lo amo più, si trova il discorso di io. Nel mozze anni e taisha, io cerco me stesso. Io non amo, perché più è novità, ovvio che una cosa nuova è più bella. Ovvio che una cosa nuova è più. Per questo la Torah, la Halakha ci dà anche le regole,
la Chod di come comportarsi nel matrimonio per far sì che il matrimonio sia sempre rinnovato, che sia sempre una cosa fresca, una cosa che vuoi stare insieme, che non sempre puoi stare insieme, sono momenti di sì, momenti di no, perché proprio per alimentare, non è perché la Torah vuole come il talibane, darci e chiuderci, voi non potete perché Dio ci ha dato la Torah per punirci, non potete fare questo, non potete fare quell'altro, devi fare Shabbat, Shabbat non puoi guardare quello, non puoi fare quello, non puoi lavorare, non puoi mangiare quello, non puoi sposarti quello, e poi diciamo Bachar Bar Nicola me, Dio ci ha scelto, per che cosa? Ci ha limitato in tutto. Ma quando sono persone grandi capiamo, specialmente nel giorno d'oggi, quanto darebbero i genitori per avere i figli a tavola la sera, senza cellulare che squilla, senza televisione accesa, dove si può parlare di quello che si vuole. Martedì non succede mai. Anche al ristorante, devo andare, torno subito, aspetta, adesso chiamo, aspetta, rispondo una chiamata. Non c'è più. Quante volte abbiamo momenti di stare in famiglia da soli dove non c'è nient'altro che pensare? Non c'è? Ancora quanto ci ho dato. Ma come ci ho dato? Non si può. Smetti di guardare quello che non si può. Guarda quello che ti dà, che altrimenti non hai. È ovvio che un uomo prima del matrimonio può fare quello che vuole. Può dare quello che vuole, può fare il balagane, certo. Ma di fatto, torni a casa, sei solo. Non è niente. Hai fatto tutto, ma non è niente. Ti sposi, ovvio che è un impegno. Compri una cosa e non per altre cose. Per una cosa e questa è la tua cosa fino alla fine. È un progetto. Perciò Shiduchim, il fatto, come diceva prima, non è combinare, non è mettere uno più uno perché ci fa piacere. Perché conosciamo le persone, so la tua lingua, so cosa ti piace, conosco le famiglie, so che la pensano allo stesso modo, perché poi alla fine c'è i suoceri, c'è la suocera. Persone che la pensano in maniera diversa, alla fine si mettono dentro, perché alla fine il figlio è figlio dei suoi genitori. Fai quello che vuoi, puoi andare magari finché vuoi, ma una persona che il figlio ama più di tutti è la mamma, non c'è niente da fare, la mamma è la mamma. E dunque un marito, un ragazzo, cerca nella moglie le qualità della mamma, è così? È tutta la vita, ah, con la mamma, ah, il cervello, ah, la mamma, mia mamma. La moglie, il papà. E dunque, perché sempre non sono i suoceri? Perché non è che i suoceri sono un problema, i suoceri sono la cosa più bella che c'è, perché sono quelli che ti stanno dietro, ti aiutano, ti guardano i bambini, ma perché è un continuo paragonarsi, un continuo pensare, ah, tua mamma mi ha detto, poi la mamma dice una cosa, la mamma vuole aiutare, però tu... Perciò quando parli di cibo, è tutta una questione di capire i valori di una persona e le cose che accomunano le persone. E per quello che oggi nelle chat e nelle cose molto importanti, perché abbiamo un mezzo incredibile che puoi conoscere tutto il mondo, ma queste chat sono anche quelle che rovinano i matrimoni di oggi. Facebook ti fa ritrovare gli amici, ma quanti amici hai perso grazie a Facebook? Perciò come ogni mezzo è importante saperlo utilizzare. Le chat iniziano un rapporto per conoscere una ragazza che sta chissà dove, senza dover andare a fare un weekend a Parigi, da incontrare su chat, hai visto che c'è una chat, la Jewish chat, c'è chat, c'è win, c'è win, c'è là, però bisogna conoscersi, bisogna vedersi, bisogna parlare, perché poi quello che dice su chat sappiamo quante volte andiamo alle feste, ti fanno i selfie, ti fanno i selfie, ti visi, tu li fanno, ma alla fine non si te, la persona non ha la semplicità. E tante volte non creiamo una cosa e poi con questo passo dal microfono al pastore della Rocca. Ho sentito una cosa l'anno scorso, sentivo la radio, dicevo questa storia, cioè, viaggio tanto, ogni tanto ascolto un po' le trasmissioni dove discutono di cose un po' attuali, raccontavo di questa coppia che ha avuto, era un momento un po' così difficile, e sembra che il marito ha avuto una storia online con la signora, e sono incontrati, c'erano parlato tutti, senza mandare le foto, però tutto un rapporto così dove si conoscevano, e si vede che anche la moglie a un certo punto. E a un certo punto il marito ha detto alla moglie, dopo 6 mesi che questa cosa andava avanti, lui con questa signora con cui giocava, ha detto incontriamoci alla fontana, non so, di Bologna, e vediamoci lì per conoscerci. Lei sì, assolutamente, a mezzogiorno di martedì, ok. Questo martedì mattina presto, dice su me, devo fare un viaggio, per lavoro, ci vediamo, tornerò domani o dopo stasera. Questo qui, dopo
dopo sei mesi che chatta con questa, si raccontano le cose più belle, più profonde, che arriva la fontana e chi trova? La moglie. Adesso, cosa hanno fatto questa coppia? Cosa hanno fatto? Si sono separati. È giusto? Cosa hanno fatto? Sono separati? La domanda che chiedeva la gara a Dio era cosa fosse la cosa giusta. Don Campo dice, ovvio, però tutti e due sono colpevoli. D'altro canto dico, fermatevi un attimo, tutti e due c'è qualcosa che volete tirare fuori, che trovate, che piace all'altra persona, ma non riuscite a esprimerlo perché magari è una cosa nuova, magari lavorate sulla vostra famiglia. Perciò, poi non so se ho toccato qualcuno alla gara, ma il fatto è che le chat aiutano, è importante conoscere fuori, ma è fondamentale conoscere bene le persone. Diciamo, prima c'è Adam, Yadai Trava, l'ha conosciuto e poi c'è l'amore. Perché è fondamentale, perché le storie che nascono su amore, su cose, riflettono un canto per un modo di davvero. C'era questo ragazzo che una volta ha scritto la lettera al suo rebbe, io ho questo problema, esco con questa ragazza, bravissima, on the paper, perfetto. Giudia, famiglia così, osservarli come me, così così, bella carina, non sono convinto, non so se sposarlo o no. Dimmi tu cosa fare e io lo faccio, perché comunque on the paper funziona. E gli ha detto, questa è una domanda che non puoi fare a me, non puoi porla a tuo padre e neanche al tuo cervello. Questa è una domanda che devi porre al tuo cuore, perché alla fine ci vuole l'ava, perché se un matrimonio è basato solo su conoscenza diventa una cosa meccanica, il matrimonio ci vuole quella cosa, ma non solo per la coppia, ma per i valori che danno i figli, e quando manca quell'affetto, tutta la casa ha tutto un altro senso. Perciò le chat sono importanti per iniziare un rapporto, ma guai a chas v'shalom fermarsi, affossarsi là, come l'amicizia. Conosci una persona, ma esci. Oggi purtroppo viviamo di messaggini. Voglio parlare con mia moglie, le mando un messaggino. Ti voglio bene, ti voglio tutto, i coraggini, coraggioni, tutto, ma dillo, non sai più dirlo. Quando parli non sai dire queste cose, però fai scrivere, fiorellini, la mano così, la mano così, tutto a scrivere, non sappiamo più comunicare. E questa è la cosa fondamentale, che genitori, persone, coppie, bisogna comunicare. E tante volte comunicare non vedendo una persona è molto più facile. In certi posti le confessioni si fanno non guardando la persona, parli da solo e fai la confessione. Da noi ti guardi allo specchio e fai la tua rivedere, che se apri la una codice e parli apertamente. Devi vedere, perché quando vedi in faccia una persona, quando hai un rapporto con una persona fisica davanti, puoi avere un rapporto. Finché non vedi è tutto bello, ma è virtuale. Tanti amici, ma niente. Tante feste, ma aria. Venire e parlare tachlis, la gente non sa più come farlo. È dunque fondamentale prendere queste chat, prendere feste, ma tornare alle origini, tornare con i vecchi tempi, i shiduchim, io conosco una ragazza che penso faccia per te, io conosco un ragazzo che penso faccia per te, io perché li conosco, perché conosco i genitori, e vedete, se le cose non vanno, non vanno, ma non pensate, ah, la conosco a scuola, perché così come lei a scuola copiava gli esami, e così come lei a scuola era tutti i problemi che aveva, anche tu hai dei problemi a scuola. Tu sei cambiato da quei 10 anni a 30 anni, bene, anche lei è cambiata, capito? Perciò è molto importante il rapporto umano in queste cose, e sempre di più è quello che manca, e penso che queste siano delle uniche soluzioni che abbiamo. Prendere le cose come stanno, i rapporti veri, umani, e lavorare su quelle, e fidarsi di persone che vogliamo bene. E se devo andare a fare un shidduch, ben venga, se un maestro, se un amico, un'amica, la persona di cui ci fidiamo, perché alla fine dobbiamo condividere un progetto di vita con la persona e ascoltare. Sapete come i ragazzi che dicono a 10 anni mio padre sa tutto, a 15 sa quasi tutto, a 20 sa cose che non capisce, a 25 non capisce niente, a 30 qualcosa non capisce, a 35 poi se soltanto avesse ascoltato mio padre. È solo questione del tempo, dell'orologio, dunque bisogna vedere di trovare il modo come comunicare
con le persone, far sì che quando arrivano i loro momenti di fare le scelte, di capire che vengono dette non da uno che la pensa in antica, ma uno che ha esperienza e lo fa. Ok, adesso passo la parola se poi abbiamo altre domande. Prego. Grazie a lei per questo contributo così articolato, così pieno di una forma, ma anche molta ironia, e non ci resta che andare dallo psicologo. Grazie Dato. Beh, sono contento Dato di poter dire che in questo caso la psicologia e la Torah sono assolutamente allineate. Perché quello che dice la psicologia e le neuroscienze fondamentalmente dicono che la relazione con l'altro è alla base di noi stessi, cioè noi siamo solo in rapporto all'altro. E se vogliamo citare il primo degli psicologi, nonché il nostro correligionario Freud, Freud è fondamentalmente sbagliato, perché tutti avrebbero sentito parlare della pulsione sessuale, della libido e via dicendo. E poi diceva che fondamentalmente quello è l'istinto che ci porta ad agire nel mondo. In realtà quello che si è scoperto è che non è così. Quello che ci porta ad agire nel mondo, la più grande motivazione di noi esseri umani, è il bisogno di entrare in relazione con gli altri. Prima di tutto c'è la relazione con gli altri, poi viene tutto il resto. E questo è stato adesso dimostrato con una serie di studi sui bambini, che chiunque vede un bambino piccolo si può accorgere molto facilmente che quello che lo spinge non è tanto il complesso edipico verso la madre, ma il bisogno proprio di entrare in relazione. Ma purtroppo ci sono stati anche dei casi molto brutti, ad esempio nel Medioevo. Per dire, cioè, un Federico II si era messo in testa questa idea di capire qual era la lingua naturale dell'uomo, perché diceva, sai, il bambino nasce in Francia e parla francese perché i genitori parlano francese, e il bambino nasce in Italia e parla italiano. Cosa succede se prendiamo un bambino e lo facciamo crescere senza che nessuno gli parli? Qual è la lingua che naturalmente emergerà da questo bambino? Allora c'erano tutti gli eruditi, dotti di cose, che dicevano, ma parlerà il latino, parlerà il greco, parlerà l'ebraico o l'aramaico. Facciamo così, prendiamo 10 bambini, poveri ovviamente, quelli del Volgo, e mettiamoli in un posto, diamo da mangiare, da bere, diamo proprio, soddisfiamo i loro bisogni di base e poi vediamo che cosa succederà dopo a 2 o 3 anni quando dovrebbero iniziare a parlare. Fondamentalmente hanno fatto così, hanno dato questi bambini, hanno andato a mangiare, pulire, vestire, tutto quanto, ma l'esperimento non è andato a buon fine, perché i bambini sono tutti morti. Perché l'essere umano senza una relazione semplicemente non può esistere. Noi senza l'altro non ci siamo, non possiamo proprio svilupparci. E l'altro è proprio lo specchio su cui noi vediamo riflessi noi stessi e possiamo capire chi siamo. E quindi fondamentalmente il bisogno di entrare in relazione con l'altro è una base. Adesso noi siamo in una società dove viene fatto passare il messaggio che noi si possiamo autodeterminare, come se fossimo una sorta di tabula rasa, nasciamo con un foglio bianco e possiamo scrivere sopra quello che vogliamo. In realtà non è così, perché noi abbiamo delle tendenze innate che nessuno ci può togliere, perché noi come Homo sapiens abbiamo delle necessità, dei bisogni, qualcosa che ci fa stare bene, e se queste cose non riusciamo a soddisfarle, fondamentalmente stiamo male. Il bisogno di creare una coppia, di creare una relazione con l'altro, è proprio un iscritto dentro di noi, tant'è che in
tutte le culture del mondo, in tutte le culture c'è l'istituto del matrimonio. Non è proprio matrimonio, perché magari il Kungsa dell'Africa centrale lo chiamano matrimonio, ma in tutte le culture del mondo c'è un'istituzione per la quale due persone passano assieme la vita e costruiscono un progetto assieme. Quindi in realtà tutta questa opera della società, dell'andare avanti, delle nuove tecnologie, del ricendo, deve sempre fare i conti con la nostra natura animale, con la nostra carne, perché senza di quello non possiamo essere veramente soddisfatti. Per dirvi, il fatto che la relazione con l'altro sia fondamentale non è soltanto una teoria che adesso uno psicologo ha trovato e in contrapposizione a un altro, ha un correlato proprio biologico, cioè noi dentro di noi abbiamo dei neuroni, i neuroni sono dei cellule del cervello che hanno un compito ben specifico. Voi sapete, i neuroni sono collegati ad esempio a tutti gli organi, al braccio, non so, se io ho un neurone del braccio, se il mio cervello manda l'impulso, si alza il mio braccio. Allora, cosa hanno scoperto? L'ha scoperto uno scienziato italiano, tra l'altro, che noi non solo abbiamo i neuroni che fanno alzare il mio braccio, in questo momento i miei neuroni, i motoneuroni del braccio, stanno dicendo alza il braccio, ma nel momento che io alzo il braccio, nel vostro cervello si sono attivati degli stessi neuroni come se voi aveste alzato il braccio. Sono quelli che sono stati chiamati neuroni specchio, cioè dentro tutti noi quando vediamo un'altra persona, il nostro cervello vive quella persona dentro di sé. Quindi il bisogno dell'altro, stare in relazione, non è soltanto un aspetto così filosofico o quant'altro, ma è proprio una necessità fisica e fisiologica e su cui non possiamo fare parte. Ovviamente questo ha una serie di implicazioni, sia per quello che riguarda il matrimonio, sia per quello che riguarda l'argomento di cui è l'oggetto di questa nostra serata, cioè il matrimonio e i rapporti interpersonali ai tempi di internet, dei social network, tutto quello che è la nostra vita digitale. Perché, come dicevamo, perché è sempre importante, e io sono assolutamente e fortissimamente d'accordo con Ravelli quando dice che niente potrà mai superare il rapporto face to face, cioè l'essere qua assieme tutti quanti. Perché quando siamo in presenza di un'altra persona, di un altro essere umano, si attivano tutti questi neuroni che abbiamo detto, tutto questo rapporto con l'altro, che ci permette poi la ricchezza che contraddistingue proprio le relazioni con le altre persone. E purtroppo questo aspetto, in tutto quello che riguarda la parte dei social network, non c'è, perché se io ho un'interazione attraverso Facebook, ho un'interazione che riguarda soltanto la parola scritta, vedo un testo, non posso vedere l'altro, non vedo qual è l'espressione dell'altro, e non vedendola non la posso vivere, e non vivendola dentro di me non ho quell'empatia che è alla base del rapporto e della relazione con l'altro, perché i neuroni specchio, come dicevamo, non sono soltanto sul braccio che si alza, ma anche sulle espressioni facciali. Se io vedo uno che sorride, i miei neuroni mi stanno facendo come se io stessi sorridendo. Poi c'è un'inibizione che mi fa sorridere quando uno sorride, ma dentro di me è come se i muscoli si attivassero del sorriso. E cosa succede? Che, l'avreste provato anche voi, tantissime volte c'è un feedback retroattivo, cioè c'è un segnale inverso che dalle nostre espressioni facciali ci porta alla nostra emozione. Cosa vuol dire? Che se io sono triste e mi sforzo di sorridere, alla fine sarò meno triste, perché il mio cervello legge le mie espressioni facciali di sorriso e dice: ah, però allora forse sono felice, perché altrimenti starei sorridendo? E infatti diminuisce lo stato di tristezza. Tra l'altro, sembra una piccola curiosità, una delle implicazioni di questo che stiamo dicendo, sulle espressioni facciali, ad esempio, è che hanno notato
che c'è un calo di empatia in chi si fa le iniezioni di botulino. Vedete? Chi si... perché per essere più bello, più giovane, si fanno le iniezioni di botulino che fondamentalmente rendono più rigidi tutta la parte della muscolatura facciale. E cosa succede? Che chi ha questo tipo di intervento, quando uno sorride, è un sorriso, quello proprio che vuole tutti i muscoli, non riesce a replicarlo dentro di sé, perché non c'è quella microattivazione del muscolo che manda poi il segnale al cervello, e quindi capisce meno le emozioni degli altri. Quindi paradossalmente uno fa l'iniezione di botulino per essere più bello, per piacere di più agli altri, ma l'effetto opposto, perché noi piacciamo agli altri quando riusciamo a entrare in relazione con gli altri, non se siamo belli, se siamo empatici. E questa è proprio la base del rapporto che purtroppo nei social network non c'è, perché manca tutta questa parte della comunicazione non verbale. Questo tra l'altro è un problema abbastanza grave in tutto quello che riguarda poi i rapporti tra i ragazzi, tra le prese in giro, il cyberbullismo e via dicendo, perché se io dico ad esempio a uno sei un ciccione e lo dico e lo vedo e magari in quel momento vedo che lui sta male per questa cosa, magari non dico niente perché sono un bulletto di seconda media e quindi non posso mettermi a dire, però lo capisco che è stato male. Magari la volta dopo non glielo dico. Se invece io scrivo su WhatsApp, se è un ciccione, non vedo feedback. E quindi fondamentalmente non posso fare quest'opera di cambiamento di quello che è stato il mio comportamento. Così come manca tutta la parte della comunicazione verbale sui social media. È vero, abbiamo le emoticon, adesso tutti mettiamo le emoticon, giustamente, perché aggiungono una parte importantissima alla comunicazione. Noi infatti quando comunichiamo, non comunichiamo solo a livello verbale, ma abbiamo anche a livello non verbale e a livello paraverbale, quello che gesticoliamo, quello che il tono della voce, i tremoli, i balbetti, tutto questo aspetto comunicano molto più di quello che noi diciamo. Anche qua hanno fatto degli studi da prendere un po' con le pinze, perché poi questi studi americani fanno gli studi di tutto, no? Però è uno studio che è interessante perché valutava qual è l'apporto della comunicazione verbale e della comunicazione non verbale in una, appunto nell'efficacia della comunicazione. Secondo voi, se dobbiamo dire un 100%, la parola, cioè quello che io dico, quanto influisce secondo voi nella comunicazione dell'altro, nel quanto l'altro capisce? 20%, quindi 80%, tutto il resto da parte. Il linguaggio del corpo, ma anche il tono della voce, la prosodia, tutto quanto. 218%? Quindi ancora più di quello che è. Ma è quello che noi diciamo, parte verbale. Sì. La comunicazione, vedersi, sentirsi. Ah, quella è la parte non verbale, assolutamente, come adesso tu ti stai sorridendo mentre lo dici, non stai dicendo arrabbiata, quindi mi mandi una comunicazione diversa. Beh, per farla breve, questo studio ha identificato che le parole, cioè il testo di quello che io ve lo sto dicendo, influisce per il 7% rispetto a quanto il messaggio viene poi recepito. Poi c'è la parte non verbale, c'è cioè la comunicazione, e poi la parte del tono della voce. Questo per dire che e questa parte è così importante che ovviamente chi si occupa di internet ha inventato le emoticon, emoji, cioè le faccine per poter dare appunto una maggiore comunicazione. Qual è il problema? Che la faccina io la scelgo io di mettere, anzi io quando la metto poi non mi trovo mai, di metterti la scelta, ce ne sono un milione adesso, non è spontaneo, quindi si perde tutta la spontaneità della comunicazione non verbale ed è un punto molto importante. Detto questo, dobbiamo anche essere consapevoli e accettare che questo tipo di mondo in cui noi siamo non lo troveremo più, sarà sempre così, che con un sacco di vantaggi tra l'altro, perché
tutti noi ci facciamo arrivare tutte le cose da Amazon, abbiamo le cose del cloud, abbiamo l'agenda condivisa, è una benedizione dal mio punto di vista tutto quello che c'è. E, ma dobbiamo capire quali sono i pregi, che sono molto facili da vedere, e ce lo dicono tutto il tempo, la pubblicità, fare le foto bellissime, sarà tutto facile, ma dobbiamo capire anche quali sono i limiti. E i limiti sono quelli che dicevamo che di sicuro c'è nata una rivoluzione che cambierà il nostro cervello, così come nell'Homo sapiens la parola ha cambiato completamente poi il corso dell'evoluzione, così come la scrittura, l'accesso alla scrittura a tutti, non la scrittura dei geroglifici o quella degli scribi, degli assiri, ma l'alfabeto che, secondo quello che dice Sax, è un'invenzione ebraica, non dei finici come c'è scritto, ma è stato il primo alfabeto, è stato quello ebraico, l'alfabeto che, cioè la scrittura che tutti noi possiamo fare ha cambiato il nostro cervello. Quello che sta succedendo adesso, internet, il fatto che io nella mia tasca ho dentro tutto lo scibile umano, cambierà il modo in cui il nostro cervello si comporta e reagisce. Quindi dobbiamo accettarlo, ma dobbiamo sempre bilanciare con quello che è quello che noi siamo, che ci viene da quello che sono gli insegnamenti dei nostri maestri e da quello che è la nostra natura di Homo sapiens. Che è fondamentalmente, se vogliamo vederla da un punto di vista scientifico, l'Homo sapiens è lo stesso da 200.000 anni. Quindi noi che adesso siamo qua molto superbi nel dire andiamo su Marte, ci vediamo da una parte all'altra, in realtà abbiamo lo stesso cervello, lo stesso corpo di un Homo sapiens che vagava nella savana 200.000 anni fa, uguale e identico. Sì. Però 200.000 anni sì. Però dicevo che appunto c'è chi dice che siamo molto più datati. Però io parlo dal punto di vista di psicologo evoluzionista. E come dicevo, con tutte le conseguenze del caso. Quindi io credo che è importante che noi usiamo queste tecnologie anche per quello che riguarda tutta la parte dello Shidduch e degli Shidduchim e di tutto quanto, che però le usiamo usando la saggezza dei rapporti con le persone in carne ed ossa, anche perché mi ricollego sempre a lei che mi contesta sulla datazione, ma io sono molto d'accordo anche sull'aspetto che dicevamo prima, cioè il fatto che da un punto di vista psicologico, il matrimonio non è un contratto sociale, perché se ci pensiamo un contratto sociale è un contratto dove due persone hanno degli interessi personali. No, quello è stato. Quello infatti non è andato bene, ma perché? Non ritorniamo. Ritorniamo al contratto sociale. Che cos'è un contratto sociale? Un contratto dove due persone hanno dei loro interessi personali e si mettono assieme per trovare un vantaggio reciproco che possa essere buono per tutti e due. Io con il mio socio devo trovare un accordo per il quale io sono contento, tu sei contento e assieme portiamo avanti il 100 iene. Non è pubblicità questa, cos'è il matrimonio invece? Il matrimonio è un patto in cui due persone in un clima, in un ambiente di lealtà, di fiducia, stanno assieme per ottenere, per raggiungere gli obiettivi che da soli non potrebbero raggiungere. Perché così in un matrimonio si ottengono tantissime cose che da solo non si può raggiungere, oltre a tutta la parte psicologica, la parte fondamentale del rapporto con l'altro e del ruolo che il rapporto con l'altro ha, perché ad esempio qual è il primo bisogno dell'essere umano? Io ce l'ho ben presente, quasi anche uno che ha 9 mesi, molto fresco, il primo bisogno è la cura, l'essere accudito, è un bisogno che è talmente diffuso in tutti i mammiferi che noi
diventiamo teneri anche quando vediamo delle altre specie di animali che sono dei bambini, i cucciolotti di cani ci fanno intenerire, dei gattini. Perché? Perché è talmente codificato dentro di noi e il bisogno di cura, il bisogno di accudimento, che fondamentalmente lo vediamo dappertutto. Quindi il primo bisogno dell'essere umano è quello di essere accudito e quindi di cercare una figura di attaccamento. Ora, per un bambino la figura di attaccamento è la mamma, o il papà, o chi si occupa di lui. Cosa succede quando uno poi diventa un adulto e dopo l'adolescenza si distacca? Poi diventa la propria figura di attaccamento, diventa partner, ovviamente con delle modalità diverse rispetto a quello che è il bisogno di attaccamento di un figlio verso la madre. Ma qualcuno fa qualche faccia, ma la ricerca di un partner, di una moglie, di un marito risponde proprio a uno dei nostri bisogni più primari, cioè il poter condividere le nostre paure, le nostre ansie, ma anche le nostre gioie, i nostri progetti con una persona che noi possiamo reputare, che noi reputiamo che camminiamo assieme. Per questo anche il discorso sullo Shidduchim è un discorso che io vedo lavorando tanto con le persone della comunità, è molto strano. L'altra volta ero in studio, io lavoro con la moglie di Roberto, con Manuela, ed eravamo lì io, mia moglie e la nostra collega, con cui ci stiamo vicendo, e a un certo punto eravamo là, una mattina, così. Arriva Manuela, lei è sempre molto energetica quando viene, e fa: ah ragazzi, dobbiamo fare uno shidduch per uno, no? Dobbiamo trovare la moglie a questo. Allora subito io e mia moglie, dai allora aspetta, vediamo così così, abbiamo pensato una lista, e c'è la nostra collega che era così, occhi aperti, cioè lei fa: ma cosa succede? No? Perché è molto diverso, no? L'idea di dire: ah, qua cos'è, combinate i matrimoni, no? Ma in realtà è una profonda verità da un punto di vista psicologico, cioè in questa epoca dove veramente c'è, possiamo avere mille amici su Facebook, un sacco di rapporti, è molto difficile poi avere dei rapporti più profondi, e tante volte il fatto che qualcuno, ci sia qualcun altro che può aiutare questo processo di conoscenza, come ad esempio qualcuno che fa uno shidduch, può aiutare tantissimo poi nell'unione tra le due persone. Perché è vero, uno vede una cosa su Facebook di una persona, quello che scrive, si fa un'immagine, poi arrivando a conoscere la persona è tutt'altro. E invece l'idea di che sia qualcuno che con un pensiero possa pensare che quelle persone abbiano degli interessi, degli intenti comuni, in realtà può essere molto più efficace che non il match su Facebook, tu potresti essere amico di quest'altro. Quindi, lasciando la parola ai Rabbanim, conclusione, quello che io credo è che, quello che le neuroscienze dicono, che il bisogno di relazione è primario, è fondamentale, e quindi credo che sia molto importante far sì che le persone possano trovare un partner, un compagno con cui possano stare. Penso che sia un dovere di tutti noi farlo. Credo che le nuove tecnologie possano aiutare questo aspetto, ma che non sia una condizione necessaria, ma non sufficiente, che l'incontro faccia a faccia non potrà mai essere superato, e che credo che anche l'idea di organizzare degli incontri, delle serate, sia fondamentale, perché da questo primo incontro su Facebook è fondamentale poi dopo l'incontro faccia a faccia, perché è lì che poi si può creare quello che dicevamo, questo clima di fiducia, di lealtà, che poi può portare a creare un patto che poi può portare ai matrimoni. Cioè, io ho un interesse particolare in quelli dei giovani, non so se sono un rivoluzionista anch'io, provengo la verità, però i giovani con questi attrezzi che usano non hanno più rapporti, secondo me hanno dei vuoti, non riescono più a vedersi con gli altri, devono comunicare attraverso questo. Ecco, come si può risolvere questa cosa?
se esiste, secondo te? Sì. Io vedo, secondo me nel nostro centro ci occupiamo di età evolutiva, sì. Vedo tanti ragazzi. Quello che io ho notato, è un fenomeno anche abbastanza nuovo, quindi in realtà è più un'intuizione, su questo non posso dirti una cosa specifica, è che questo è vero, perché vedo i ragazzini delle medie che veramente, cioè, si iscrivono da cui vivono tantissimo sui social network. Cosa succede? Che quando vedo invece i ragazzini più grandi, quando iniziano a diventare veramente degli adolescenti, dove il rapporto è fondamentale, perché poi nell'adolescenza viene fuori tutta l'importanza dell'impulso sessuale, della ricerca della ragazza, la parte più gregaria, uscire, di fare. In realtà questo aspetto viene molto moderato, cioè tutto questo uso smodato di quelle nuove tecnologie, io lo vedo più nella fase di preadolescenza, mentre quando poi i ragazzini devono veramente poi dopo quagliare, cioè devono poi uscire con la ragazzina piuttosto che organizzare la serata, in realtà là poi dopo è innegabile che il rapporto vero vada avanti. Perché? Ma perché fondamentalmente dà molto più soddisfazione un rapporto vero, uscire con gli amici rispetto a conoscere rispetto all'altro. Quindi quello che io sto vedendo è proprio questo, che questa parte qui è molto evidente nei ragazzini delle medie, quando poi veramente bisogna uscire, bisogna conoscere le ragazze, andare a giocare a calcio, uscire e quant'altro, questo lo vedo sfumato. Indubbiamente c'è molto di più, non di quello che può fare un signore che magari è preoccupato, ma anche uno come me, che io ho avuto il cellulare anche abbastanza presto, cioè 18 anni avevo il cellulare, adesso... Per i tempi sì, perché ero uscito a quello del tempo là, cioè, però non è che l'ho avuto a 40 anni o a 30 anni, adesso ce l'hanno persino, sì, però dico, io sono nato col computer, a me piace, cioè, a 6 anni avevo un Olivetti che mio padre aveva comprato e che mi divertivo lì col Basic e a giocare con l'omino che andava, cioè non è che sono così. Grazie, Ricky, veramente. E adesso, prima di dare spazio la domanda, abbiamo un piccolo contributo di Oliver. Prego. Buonasera a tutti. E dopo questi brillantissimi interventi non saprei cosa aggiungere, ma quello che vorrei... La cosa di cui vorrei parlare sono soprattutto i pericoli di internet. Io sono francese, sono nato a Parigi, ho vissuto a Parigi fino a 29 anni. E non so se avete, immagino, tutti sentito parlare di Ilana Limi, che praticamente ha conosciuto una ragazza su internet. E sappiamo tutti quello che è successo poi. E praticamente oggi non possiamo neanche chiudere gli occhi sui social network, perché sono indispensabili oggi purtroppo per conoscere le persone. E esistono i matrimoni combinati, gli incontri organizzati, però non è la maggioranza dei rapporti di oggi, soprattutto tra i ragazzi. E, oggi esistono tanti siti internet, lo vedo anche in Francia, sui siti francesi, visto che poi la Francia, nonostante quello che succede, l'antisemitismo, oggi ci sono circa 500.000 ebrei in Francia e ovviamente i ragazzi si conoscono anche su internet e si creano tanti siti di incontri per ragazzi francesi ebrei. Purtroppo non funziona sempre, quindi io direi che comunque i siti internet, i social network sono importanti per
conoscersi e poi dopodiché incontrare la persona, stare con una persona, vederla e conoscerla faccia a faccia. E tutto quello che volevo aggiungere, visto che tutti voi, lì, della Onca, avete parlato di tutto e Io vorrei porre una domanda al dottor. Lei ha parlato di questo processo evolutivo. Il sicuramente avrei il microfono, perché per la registrazione non si sente niente. Allora, una domanda per il dottor Nahum. Questo processo evolutivo nell'età dell'adolescenza, preadolescenza, nella quale si usa in modo sconsiderato, si usano tutti questi processi, internet e tutt'altro, si perde un po' il senso della comunicazione. Questo processo evolutivo che non si completa nel dialogo può avere un'influenza poi nei matrimoni in futuro, perché il dialogo non si è instaurato, non hanno imparato a comunicare in modo normale. Cioè, tanti matrimoni possono anche fallire dopo perché il dialogo non è stato impostato nell'età adolescenziale. Vogliamo altre domande? Due domande per la situazione divertentissima e luminissima, non so come spiegare meglio. Una domanda molto noiosa e un po' ignorante. Cosa dice Torah sulle questioni, e sappiamo storie di famiglie antiche e così via, sulle questioni di permettere al marito di fare figli con altre donne in antichità e poi monogamia. Solo questo, che perché tutto altro era illuminissimo e bellissimo. E la seconda, cosa voleva chiedere il nostro psicologo: perché lei pensa che Freud non aveva ragione, e come lei pensa di Carl Jung? Sono altre domande. Non ho 500 euro. No, stavo dicendo. Il mio rispecchio in questo caso. Allora, rispondendo alla tua domanda, indubbiamente, cos'è il fatto? È che nei nostri rapporti con gli altri, come dicevo, c'è una parte che è la parte innata, cioè questo bisogno proprio innato di entrare in relazione. Dall'altro c'è quello che noi apprendiamo, quello che noi impariamo nei nostri rapporti, che in primis è con i nostri genitori. Il punto è che il vero dialogo si impara da piccoli, cioè il dialogo si impara già dai primi mesi, nei primi atti di vita. Il neonato già 4 ore dopo la nascita riconosce la voce della madre, cioè ha delle reazioni di interesse rispetto, se si fa sentire la voce della madre piuttosto che l'altra, così come tutta il rapporto si basa su fin da piccoli. Ma voi lo vedete, perché il bambino piccolo che fa il sorrisino a 2 o 3 mesi ha la risposta della mamma che sorride, allora di conseguenza il bambino sorride ancora di più. È proprio una danza, un abbraccio relazionale, ed è lì che si pone la base poi del dialogo. Il punto è che l'età delle 20, la pubertà, è un'età veramente da cancellare, perché è l'età dove il piccolo Homo sapiens è preso da tantissime cose
sbalzi ormonali, alcune cose ce l'ha ancora da bambino, altre ce l'ha da adulto. Sentivo il rap della bocca, che in un'altra lezione dicevi che appunto l'adolescente viene chiamato Nar, poi lo spiega lui, in che senso, questa parte tumultuosa, no? Quindi in realtà tanto si fa quando il bambino è ancora piccolo, proprio in questo clima che si crea tra genitori e tra figli, che fortunatamente avviene prima che poi si mettano tutte queste nuove tecnologie, perché va bene che adesso danno un tablet anche ai bambini di 2 anni, cosa che tra l'altro è sconsigliatissima, cioè un bambino prima dei 2 anni non dovrebbe proprio vedere neanche niente, e anche i tablet in realtà più si va avanti meglio è andarli, perché come dicevamo non fa entrare in relazione. Quindi in realtà quello che tu dici è un aspetto che è meno preoccupato di quello che potrebbe essere, perché in realtà le basi di come trattare l'altro, di come entrare in relazione con l'altro, vengono gettate quando il bambino è piccolo, quando la mamma, come la mamma risponde ai bisogni del bambino, come il bambino esprime i suoi bisogni, e quindi quando poi dopo le cose sono più avanti, come ad esempio l'adolescenza che ti riferivi, in realtà una forte base è già stata strutturata, chiaro poi che è tutto un processo evolutivo, però da questo punto di vista io non sono allarmista, è una cosa che c'è, WhatsApp, il cellulare e tutto quanto, si può usare, ma quello che fa la base di tutto è il rapporto tra genitori e figli, che quello si installa nel lungo periodo prima di tutto e fin dai primi anni di vita. Beh, a questo punto rispondo anche alla signora. Sì, questa magari è una questione un po' più tecnica, però perché Freud sbaglia? Perché Freud dice la pulsione sessuale, la libido è il motore primo della persona. Io, siccome ho la libido, allora entro in rapporto con gli altri. Siccome voglio fare sesso, allora entro in rapporto con gli altri. In realtà quello che hanno scoperto, che hanno trovato le ricerche delle neuroscienze, cioè questo campo che mette assieme la psicologia, la biologia, l'etologia, cioè lo studio dei comportamenti degli animali, via dicendo, ha detto che in realtà la prima spinta è verso la relazione, poi viene tutto il resto. Cioè, quindi l'essere umano vuole la relazione. Ad esempio c'è uno studio che hanno fatto molto forte da un certo punto di vista e molto illuminante, è con gli scimpanzé. Hanno messo fondamentalmente un scimpanzé in una gabbia, allora aveva 2 corridoi. In un corridoio c'era un pupazzo di una mamma scimpanzé, morbido, riscaldato, che non aveva niente. Dall'altro, cioè nel video, c'era una sorta di manichino scheletro senza niente che dava il cibo. Allora l'idea è: dove andrà questa scimmietta? Andrà da quello che gli dà il cibo o andrà da chi dalla parte morbida e calda? La scimmietta, il 90% del tempo, stava nel manichino quello morbido, stava lì tutto il tempo attaccato, abbracciato. Dopo, quando aveva fame, ovviamente andava a mangiare, ma dopo che andava subito là, proprio perché la relazione è la base di quello che è l'istinto di tutti noi. Questo penso che sia un tema che esula un po' dalla serata, e credo che sia, tra l'altro, per lui il primo psicologo non ebreo della cricca, perché in quegli anni erano tutti ebrei, c'era solo Jung che non lo era. Io credo che siamo stati tutti dei grandi geni. Il punto è che in quel tempo la psicologia non era scientifica, si basava su idee di persone che erano geniali, perché Freud era geniale, anche Jung era geniale, ma non si basavano su dati di fatto della ricerca, di come funzionano le cose, e cosa che adesso invece abbiamo. Quindi adesso non abbiamo più magari un genio come Freud, che è stato un pioniere, però possiamo dire che ad esempio la memoria funziona così perché abbiamo fatto 100 esperimenti che dicono la memoria funziona così. Allora se ti lascia il tuo fidanzato, la tua memoria sarà più o meno così così. Mentre invece quei grandi saggi del passato avevano le loro intuizioni che non erano basate però sulla concretezza. Però direi che poi magari se vuole dopo
approfondiamo perché non è certo. E Arnevi? Penso molto all'ottimismo, il nostro psicologo. Io vorrei soltanto, se posso rispondere alla sua domanda di prima che ha posto a David, e penso che la stessa risponde alla signora. Diceva che oggi troviamo questo vuoto, questa situazione che i ragazzi magari hanno personalità. Non solo con quei ragazzi, è importante su 8 persone, sono 2 che non utilizziamo, perché non utilizziamo il tale, non c'è più comunicazione, non c'è più neanche bisogno di guardare l'altro. Come dicevo prima, con marito e moglie si mandano i messaggini per dirsi le cose. Questo è più che pazzesco, è tristemente folle la cosa. È folle, ma non solo folle quello, è folle che se vuole comprare un cellulare a un bambino, gli vuole fare un regalo e gli compri. Sa, oggi leggevo, oggi ho fatto un lungo viaggio in treno, perciò sono andato al giornale dall'inizio alla fine. Diceva che il telefono più venduto in Italia, che marca è? L'iPhone? No. Huawei. L'aereo Huawei per un barmizzo a un bambino. Non lo scarta neanche. Chi vuole l'iPhone? O mi dà l'iPhone o... C'è gente che non arriva a fine mese, non possono pagare la carne, il cachet perché costa troppo. Non riescono a comprare casa perché hanno i soldi. Ma l'iPhone tassativo c'è. Se non ce l'hai, sei un nerd. Arrivi in classe a 12-13 anni senza iPhone, beh, cosa fai con quest'estate? Vado di qua, e se uno dicesse, ma sto a casa da miei nonni in campagna per un mese, dai, cosa fai veramente? Cioè, siamo entrati in un mondo tremendo, perché viviamo una vita che non è la nostra. Se lei chiede a un bambino oggi, chi è il primo ministro d'Italia, non lo sa neanche di lasciamo stare. Ma se chiedessi a un bambino chi è l'ultimo premio Nobel dell'economia, chi fosse Einstein, un bambino non lo sanno. Spiegami, immagini che quest'anno c'è stato Facebook, hanno Zuckerberg che vuole spingere molti giovani a studiare, ha dato un premio in tutto il mondo, hanno scelto i giovani che spiegassero dei concetti, di fatto, dei concetti, in maniera chiara. E ha vinto questa ragazzina, non so se giapponese o cinese o sudcoreana, comunque da quella parte del mondo, e lei in 3 minuti ha spiegato tutto il concetto di Einstein della relatività. E devo dire che anche io l'ho ascoltato e per la prima volta l'ho veramente capito. Ok? Perciò Einstein, lui che ha studiato tutto, si so che Einstein parlava di quelle cose di relatività, di relativo, ma alla fine c'è la Chochmah di Einstein, dove? Non lo sanno. Che il calciatore, sanno tutti esattamente che è il calciatore che sta andando alla Milan, alla Juve, quanto costa, quanto è, come si chiama la fidanzata, quanti anni ha, che bisogna di scale porta, tutto si sa. Perché oggi la comunicazione è quello che vediamo fuori. Quando parla dei giovani, purtroppo l'idea, l'immagine che si fa dei giovani, sono quello che vedono oggi i ragazzi, sono più violenti di una volta, perché oggi i cartoni sono più violenti. Quando erano bambini guardavamo i cartoni animati, oggi i figli non possono vedere i cartoni animati. Ogni cartone, il più semplice, il più banale, c'è scene che non sono per bambini, violente. Cioè una volta, non voglio fare l'urto ortodosso, ma quando da bambini c'era un basso, che schifo. Oggi è roba dappertutto, ma oggi la pubblicità vede roba allucinante davanti a casa, cosa vuol dire bambini? Così con mio figlio che ha 14 anni, che di fronte a casa abbiamo un poster di 10 metri per 5 della ragazza con costume da bagno, davanti a... cioè non è che gli dici che tu vado a parlare tutto il giorno. Lei pensa che c'è la famiglia che in un certo modo trasmette? Allora... Perché anche il papà legge su... Allora innanzitutto... E anche la mamma. Innanzitutto è fondamentale che quando si è in casa il papà non sia su Facebook. E quando il papà è a cena che il papà stacchi il telefono,
difficilissimo, ma deve farlo. I genitori sono il primo esempio per... Lo dico che io all'inizio, quando è stato Facebook, ero su Facebook tutto il giorno, cioè ero sul cellulare, ma era diventata una cosa impossibile. E da un anno che vado su Facebook se devo fare un evento. Perché ho deciso non vivo più, perdo poi ore e ore e ore per dormire alle 3 del mattino perché sono a rispondere ai messaggi, le cose, di like, like. Oggi è tutto quello che noi impostiamo in famiglia. La gente più che mai oggi cerca i valori. La gente oggi si avvicina a voglio studiare, la gente vuole scivolare, la gente si avvicina di più alla tradizione. I popoli fuori vogliono cercare di studiare sull'ebraismo, vogliono avvicinarsi, conversione. Perché? Perché il mondo oggi è vuoto di valori, il mondo oggi ha bisogno. E purtroppo crescono dei bambini e al posto che dire ai bambini basta televisione, tu sei una bambina intelligente, tu sei bellissima e tu sei, i bambini crescono con la velina in televisione e quello è il top, il calciatore. Allora, se domani il Pioli si tagliava la porchiera non lo sa nessuno, ma se Balotelli si fa la cresta, allora tutti con la cresta domani, perché questi sono i nostri esempi, ma purtroppo bambini che crescono con un'agilità del genere, questo è quello che loro sanno. E loro non... è per quello che sono depressi, per questo che non riescono a esprimersi, perché devono tutta la vita essere un qualcosa, si devono postare le foto e fanno i selfie da quella parte, così, perché a tutti gli attori e le attrici fanno così. Ma non sei te stesso, perciò vivi una vita che non è la tua ed è per questo che i matrimoni vanno a rotoli, perché sono due persone che non che non si conoscono, non conoscono se stessi, non hanno mai parlato con se stessi, non sanno cosa vogliono. Tu oggi sposi quello che la gente vuole che tu sposi. Si va a dire ascolto il pesante di questa ragazza, perché cos'è? Perché, capito? Voglio conoscere questo ragazzo. Ma cosa fai di lavoro? Cosa interessa cosa fai di lavoro a questo ragazzo? Perché il ragazzo è quello che lavora, il ragazzo è quello che ha. Se arriva con la Porsche, aprirti, allora ci esco e si ci andiamo in autobus, se un nessuno, perché non c'ha la nonna che gli ha lasciato la casa, capito? Oggi giudichiamo in maniera molto superficiale le persone, non per quello che sono, ma per quello che hanno, per quello che fanno vedere, per quello che noi continuiamo a far vedere cose che non sempre sono reali. È per questo che succedono queste cose. Ed è per questo, perciò, quello che è fondamentale. E oggi i genitori, smartphone, tremendo, televisione. Però quando 20, 30 anni fa il rap diceva ragazzi, meno televisione, vedi, mondo avanti, e non c'è, è così. Ma non è perché i religiosi sono più avanti, non è perché sono più intelligenti, perché hanno delle situazioni e dei valori che non ci sono. Se mi fido di un film, lo devo vedere prima io. E siccome non devo vedere il film, non li vedono. I miei figli hanno un video in casa, ci sono i video che fai in America, in Israele, per i bambini, belli, educazioni, canzoni, con tutto, ma sono video fatti apposta per i bambini, perché oggi è un televisore, non sa. Ero con mia figlia di 4 anni che fa un corso di danza, allora ero in casa, sull'iPad, io con lei, non è che dico lei da sola, e le guardavo con un balletto, allora dentro la bella ballerina, immagini cosa succede con la bella ballerina, e la voleva vedere il bel balletto, se la bambina fosse da sola cosa fa? Diceva, però non si parla con i genitori, c'è delle cose che io quando ero bambino non ho mai visto, cioè mi sono sposato, sono cose che ho visto, oggi un bambino a 12 anni ce l'ha davanti alla faccia, come fai a 12 anni a... Allora è vero, è la normalità del mondo e come dice il nostro psicologo, questa è la realtà del mondo, il mondo è questo e bisogna convivere con questo mondo e vedere di capire come vivere con questo mondo. Il problema è oggi molto più difficile di una volta. Oggi il compito dei genitori di tutelare, di educare le scuole, ma non le scuole, perché le scuole oggi non sono legate, perché oggi non puoi alzare la voce. Non tagliamo, alzare le mani, giammai denuncia la voce, non puoi neanche scrivere una nota, vuoi fare la data della graduation e ti dicono che okay, io ho fatto il volo, cosa interessa il tuo volo, guarda, io ho un volo, la scuola deve scongiurare tutto perché la mamma ha un volo per un viaggio e dunque vuole, ma non esiste, non c'è più educazione, i genitori che parlano male dei maestri, cosa vuoi che il figlio abbia?
mio figlio mi racconta i problemi di scuola perché quando mi racconta che c'è problemi in classe, a prescindere il maestro ha ragione, ma non perché ha ragione il maestro, perché tu devi sapere che il tuo maestro ha ragione, punto. Quando uno ti chiede la moneta per strada, non sono quei 10-20 centesimi che ti salvano la vita, ma quando sei metropolitana e nessuno tira fuori la moneta, e tu fai a tuo figlio dargli la moneta, tu hai bisogno di dargli quella moneta, tu devi capire che devi condividere, devi dare, non hai salvato la vita. Il problema sono queste cose che non riusciamo ad educare perché siamo schiavi di questa situazione. E dunque i genitori oggi hanno un compito ancora più forte e importante, che è quello di far sentire i figli importanti e di pompare e di gasare i bambini. Tu sei bella così, quella non è quello che tu devi essere te, sei la più bella, sei più bravo, sei più intelligente, e dargli perché dobbiamo colmare un vuoto che c'è. E questo è un grosso problema, ed è per quello che poi il matrimonio, lei che da prima, questo avrà un effetto sul dopo, c'è però un effetto sul dopo. Perché non si è creato, comunque non va a scuola elementare, non sapere se al liceo se la caverà. Certo che non se la cava, non può cavarsi, come fa a cavarsi la fase elementare? C'è bisogno di un'educazione forte. L'educazione forte vuol dire, uno, dice lei, essere un buon esempio. Perché ora che sei padre e padre, è il come dici di no. Perché tutto si può dire di no. Io sono il primo di 11 figli, Michela, e io ho vissuto in una casa molto piccola, i miei genitori non avevano. Io sono cresciuto, ok, quando mia madre aspettava la sesta, ok, i miei genitori erano letti da campeggio, mio padre non era in terra, non è che la branda, ok, e mi ricordo che quel giorno, c'è un anno, c'era un matrimonio, mio padre tutto dare, e mia madre, ascolta, vieni con me quel matrimonio che ieri, o compriamo il letto nuovo. Mia madre cosa ha detto? Andiamo a letto. No, andiamo a letto. Non interessa il letto nuovo, andiamo, era il momento. Okay. Siamo cresciuti che eravamo 11 diamanti, mio padre era l'uomo più ricco che c'era al mondo, perché l'uomo più ricco del mondo per tutti i suoi soldi non gli darei uno dei miei figli. Pensa, ne ho 11, sono 11 volte più ricco. E siamo cresciuti così, e si stava benissimo. Avevo compagni di classe che erano figli unici, stavano in una casa di 300 metri quadrati e stavano stretti. E a 18 anni c'era ben vissuto a casa ed erano poverini. Perché il poverino è ricco in testa, non è quello che hai, perché se è quello che hai non è mai abbastanza. Se hai la nuova Mercedes, arriva quello con la Maserati e sei un fallito. Hai l'iPhone 8, usci quello col 9, perché la tua ricchezza è lì dentro. Se la tua ricchezza è dentro, nella tua testa, è come dal tuo quadro, è quello dei tuoi genitori. Puoi non avere il telefono e stai benissimo. È come una persona cresce, e tutto non è quello che dai, come lo dai. Puoi fare un regalo alla moglie di 3.000 euro, un anello che tu tutto l'anno metti da parte, 200 euro al mese, al finale hai fatto un regalo, lo lasci che vado ad andare, ciao, vale zero, perché non lo apprezza, perché poi quando si cena con lei scatta il cellulare, non ascolti, e poi c'è uno che viene, ti ho comprato una sciarpa, non ti frega, ho pensato a te, durante il viaggio, ecco, ti voglio bene. Hai fatto la roba che costa un millesimo, ma l'ha apprezzato. È il modo, ai figli si può e bisogna dire di no, ma non è no perché no, è no perché non ti fa bene, no perché tu non vuoi quello, te lo spiego. E allora lo capisco, lo dici una volta, la seconda, la terza l'ha capita. Ma se no, e poi tu sei il primo a farlo, no cellulare, ma tu sei tutto il giorno attaccato al telefono, è facile, allora sei bugiardo. Dannati i figli e non lo fai, cerca di controllarti. Oggi è molto più difficile, adesso come ad esempio, purtroppo siamo succubi di questo, viviamo in un mondo che è fondamentalmente basato su questo, ed è quello che si chiama Olam HaShekel, del linguaggio della Torah. È il mondo, ma non della bugia, il mondo falso, perché quello che è importante non è importante, e quello che il mondo dice che è importante non è importante, perché oggi si scombussano tutti questi equilibri, ed è ovvio, è naturale, che i figli non possono avere una vita serena, ed è ovvio e naturale, scontato, che il loro matrimonio non avrà una durata, perché quando avranno i problemi non sapranno come affrontare. Parlo prima con il signor Cappelluto, che c'è suo figlio adesso alla Zabar, a casa, un ragazzo di 20-21 anni, oggi di zero, alla Zabar, responsabilità, vai a camminare nel deserto, fai la fame per i tuoi amici, mettilo con un ragazzino di 20 anni che è a Milano, che è in locali tutte le sere,
ma non è che lui è più bravo dei ragazzi di Milano, è l'educazione. Sei lì, hai l'impostazione, le cose importanti, gli affetti, gli amici, ti muove un amico nella cattiva, hai una responsabilità, patriottismo, cose che altri ragazzi non hanno, e lì non c'è voluciore, esiste voglio, non c'è, mangi questo, sennò la fame, impari le cose importanti, quando ricevi le cose belle le apprezzi. Perciò è il modo come noi impostiamo la nostra famiglia, e per quello che c'è sempre più un ritorno a ricercare le lezioni, gli studi, perché la gente sempre di più si sente vuota. È vuota e dunque non riescono a comunicare, non riescono a vivere insieme ad altre persone, la gente è molto più facile stare a vita con la mamma che ti stira le canottiere, e va bene così, e con gli amici, tutti, feste, tutti qui, poi torni a casa, vado a Tel Aviv quest'estate e poi torno a casa, verrà? Sì, tutti vogliono sposarsi perché il nonno vuole diventare bisnonno, ma alla fine non si è capito perché, ma non riesce a farlo perché non sei capace, non riesci a relazionarti, perché tutta la vita vedi immagini di persone che devi essere, tutti questi super stramodelli, stramodelli che si vestono, e ti vergogna andare a comprare il costume da bagno, perché comunque non siamo così, allora ti senti male, perciò già avrai quel complesso che io sono comunque così, e dunque tutti cercano quello che io no, e dunque ti e sei un nessuno. E ti deprimi, quando la mamma da sola ti dice la bambina più bella del mondo, vai avanti e questo è fantastico, dire con ragazza, vogliono essere quello, non ce l'hanno. Comunque potremmo bene, alla mia fortuna noi abbiamo un Shabbat che ci aiuta a disconnetterci, a toglierci di mezzo i telefonini, Facebook. Sono chiuso per una cosa, il cielo della speranza. Ragazzi, ho una bella notizia e una brutta notizia. La bella notizia è che la sinagoga abbiamo sempre voluto costruire con cento, con la piscina, con tempi, vicino al tennis, tutto c'è, l'abbiamo trovato. E la bella notizia è che abbiamo i soldi. Cambio quella brutta che sono nella vostra tasca. Qui c'è la soluzione c'è. E questa è la cosa positiva. Quella meno positiva è che siamo noi la soluzione. La soluzione non è la nostra. E per noi, grandi, genitori, nonni, così tutto, dare questo, la responsabilità è nostra. Ecco, c'è una bellissima immagine delle conclude questa sera su questo argomento così complesso, e il primo dialogo che noi dobbiamo nella Torah tra due persone. La prima volta c'è un fraseggio tra due esseri umani, e quando Abramo e sua moglie, Abramo si rivolge alla sua moglie e gli dice: tu sei una donna molto bella. E fino a quel momento tutti i dialoghi sono stati tra Dio e l'uomo, o dialoghi infalliti come quello di Papele o come quello di Gennapele, che non sono riusciti a dirsi nulla. La prima frase che noi troviamo è: Adamo disse a tua moglie, tu sei una donna bella. E la prima volta, il primo dialogo, Abramo, il primo monoteista, probabilmente perché ha intuito che anche l'idea dell'unicità di Dio si afferma attraverso l'orizzontalità del dialogo, cioè quello in Enaiadat, esattamente, insomma, anche dopo che stavano insieme da molto tempo, Abramo non smette mai di aver voglia di conoscere sua moglie e di scoprirne ogni giorno delle qualità. Quindi, come diceva Gabriele, ogni giorno dobbiamo innovarci e innovare ogni aspetto della nostra vita. Ma ricordo a tutti che giovedì 7 giugno, prossima settimana, c'era una serata conclusiva di Keshe che festeggeremo nei giardini per
della scuola con due musicisti che ci proporranno la storia del sionismo e dello Stato di Israele attraverso la musica, una cosa molto originale, e festeggeremo la conclusione di questa stagione di 10 giovedì 7 giugno. Grazie e buonasera.